mentre si stava realizzando questa linea dell'alta velocità tra Napoli e Roma, cominciavano a scoppiare una serie di bombe messe dalla criminalità organizzata lungo il percorso. E quindi chiamai i capi della polizia, della Criminal Police, dei carabinieri, della Guardia di Finanza e della polizia, per dare loro un incarico di accertare quali imprese erano impegnate nell'alta velocità e dietro queste imprese se c'erano imprese della mafia e della camorra. Alla fine di questa indagine lunga, che è durata 2 anni, mi venne prospettato questo imbroglio dell'alta velocità, un grande imbroglio, e mi venne descritto questo imbroglio in dei rapporti molto dettagliati, nei quali si diceva, primo, che il governo non si sa bene come, perché, per quando aveva scelto 3 general contractor, una cosa misteriosa, che poi erano degli enti che si prendevano i soldi senza fare nulla. Quali erano questi 3 general contractor? Era l'IRI, l'ENI e la Fiat. Questi 3 general contractor però non facevano niente, perché si prendevano solo il 20% della somma destinata dal Ministero del Tesoro, cioè da noi, per la costruzione dell'alta velocità. Che facevano poi questi 3 general contractors? Appaltavano i lavori ad imprese che erano sempre le stesse. Queste imprese nemmeno facevano niente, prendevano un altro 20%, quindi il 40%. Cioè non avevano operai, non avevano niente. A questo punto si davano gli appalti, subappalti, a imprese della camorra e della mafia. Ma nemmeno le imprese della camorra e della mafia facevano niente, si prendevano pure loro la tangente, un altro 20%. Siamo arrivati allora, 20 più 20 più 20, siamo arrivati al 60% della, ecco la maglia nera, come si arriva a moltiplicare. Allora voi mi state seguendo, quindi di una somma di 10.000 miliardi, per esempio 6.000 miliardi si prendevano, andava a finire in tangenti legalizzate. Allora siamo arrivati alle imprese della mafia e della camorra. Ma imprese della mafia significa Totò Riina, cioè significa proprio le imprese della mafia, della mafia dei corleonesi, perché in questa inchiesta poi sono subentrate anche, e infatti io ho scritto nel libro, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Si erano accorti che negli appalti c'erano molte imprese della criminalità organizzata. Le quali imprese però non è che facevano, non è che avevano operai, ma subappaltavano a loro volta questi lavori ad altre imprese, si chiamano quindi gli appalti a cascata, fino a quando poi non si arrivava ai padroncini, cioè a delle piccole imprese che con il 10% dell'intera torta dovevano realizzare i lavori. Quindi il 90%, dico il 90%, ma questo non è che l'ho scoperto io, questo stava scritto nei rapporti dei carabinieri, della polizia e della Guardia di Finanza, con nomi e cognomi di personaggi, e il 10% doveva servire a fare questi lavori. Questi 10% non bastava, per cui molti si chiedevano, ma com'è possibile? Questi hanno destinato 10.000 miliardi e i soldi non bastano, perché di questi 10.000 miliardi il 90% andava a finire a uomini politici, andava a finire alla Fiat che non faceva niente, all'IRI, di cui il presidente poi è diventato Prodi, all'epoca prima di diventare presidente del Consiglio. E chi era il deus ex machina, l'uomo diabolico di questa, di tutta questa, diciamo, questa invenzione? Era la buon'anima di Lorenzo Ricci, il quale ebbe l'idea appunto di stanziare una certa, di chiedere al governo di stanziare una certa somma per la realizzazione dell'alta velocità.
e poi ha nominato due enti per controllare se funzionava bene l'alta velocità. Allora, ricordatevi bene, contractor, General Contractor, IRI e Fiat Eli. Allora, che cosa ha fatto questo Necci? Ha nominato un garante dell'alta velocità, chi era? Romano Prodi. Ma come? Lui doveva fare i lavori e poi lui doveva controllare se i lavori erano fatti bene. Controllore, controllare, conflitto di interessi. Non solo. Ma poi ha nominato un comitato nodi dell'alta velocità, comitato nodi, cioè le cose che non si capisce, quelle cose inventate di sana pianta. Chi faceva parte di questo comitato nodi? Susanna Agnelli. Quindi questa, cioè, che dovevano fare questi due enti inventati dalla immaginazione di Lorenzo Nicci? Dovevano controllare la compatibilità ambientale, si dice, no? Dell'alta velocità e quindi la compatibilità col territorio. Siccome per una questione di coscienza, dico, qui la cosa deve essere discussa nella commissione antimafia. Adesso non vi sto a dire le pressioni che ha avuto tutte le parti, eccetera, eccetera. Sono arrivati in commissione antimafia, sono scomparsi tutti quanti. La mafia, quando riceveva gli appalti e la camorra, non è che faceva la lotta per ricevere gli appalti, no, faceva un accordo, perché l'IRI che cos'è? L'IRI è lo Stato. Allora ho detto, ma qui non è che abbiamo un rapporto conflittuale fra la criminalità organizzata e la mafia, qui abbiamo un vero e proprio accordo, cioè la mafia, la camorra e l'andrangheta non è l'antistato, ma è un soggetto accettato, temuto, riconosciuto e rispettato dallo Stato. L'ho detto questo nel corso del mio intervento. Stavo lì con questo rapporto preparato non solo da me ma dai magistrati che erano nella commissione antimafia. Allora a un certo punto che è successo? Improvvisamente hanno sciolto la legislatura dopo due anni. Vi dico la verità, a distanza di tempo secondo me l'hanno sciolto per evitare l'imbarazzo. Insomma alla fine io mi sono trovato sotto il tiro incrociato della sinistra, del centro e della destra. L'unico per la verità che si salva in questa vicenda è la Rifondazione Comunista, questo lo devo dire, ma non perché lo dico io, perché l'hanno detto i carabinieri, tutti mangiavano qui in questa pappatoia, in questa crema. Allora, ecco che io sono rimasto sconvolto, ho preso questa relazione e che cosa è successo? È successo che non si è discussa. Allora io ho preso la relazione e l'ho portata da chi? Dal futuro Presidente del Consiglio, sono andata da Prodi. Per metterli in guardia, dico guarda che qua si dice che qui lui era seduto. Beh, a un certo punto, mentre io parlavo, io stavo con altre quattro persone, lui si abbassava, a un certo punto è scomparso proprio. Come mai da noi l'alta velocità costa 4-5 volte quelle che costa in Francia e in Spagna, dove pure si prendono le mazzette, attenzione, pure là se ne prendono le mazzette, però hanno il senso della misura. Come mai della mia denuncia se ne è occupata il Times, Le Monde, Le Figaro, giornali tedeschi, francesi, eccetera, eccetera? Io c'ho un dossier così grande, poi lo mando. E i giornali italiani non se ne sono occupati, per forza, perché tutti i giornali italiani erano controllati dalle imprese che prendevano le mazzette nell'alta velocità. A cominciare purtroppo dalla Fiat, che controlla il Corriere della Sera, controlla l'Ansa, controlla la stampa. No, ma questo io l'ho detto pure, non è che nessuno mi aveva fatto una querela. A me mi hanno annunciato 10.000 querele qua, non ne ho ricevuto nemmeno una. Alla fine la morale della favola è questa, che o voi difendete questo ambiente con tutte le vostre forze, cose che state facendo, per cui io mi compiaccio con voi, oppure non troverete altri. Cioè purtroppo si cerca prima di tutto di separarvi, di dividervi. Secondo, si cerca di far passare l'idea che l'alta velocità procura benessere e lavoro. Non è vero.